La natura meravigliosa del Parco Monte San Bartolo è pronta ad accogliere la prima edizione di We Nature, due giornate, sabato 21 e domenica 22 maggio, ricche di appuntamenti con ospiti di livello internazionale, incontri con esperti climatologi e ricercatori scientifici ed altre esperienze che offriranno la possibilità di osservare le migrazioni degli uccelli nell'Adriatico, un evento dedicato al patrimonio della biodiversità che potrà essere scoperto da vicino nel borgo medievale di Fiorenzuola di Focara. È una nuova manifestazione realizzata dal Comune di Pesaro, al Parco San Bartolo, in collaborazione con la Regione e con Swarovski Optic. È un partner particolare, di prestigio, perché uno dei temi al centro di questi due giorni immersi nella natura, nella bellezza del San Bartolo, poi in uno dei momenti più magici, che è questo in cui c'è anche la fioritura delle ginestre, è legato al bird watching e quindi anche la possibilità di provare questi binocoli tecnologici e di avere dei primi rudimenti, oppure di potersi cimentare invece per chi è già esperto nel riconoscimento delle varie specie di uccelli in un momento come questo, anche di migrazioni, in cui appunto si può vedere questo fenomeno al meglio a partire dal promontorio del Parco San Bartolo. In generale sono due giorni di incontri, di laboratori didattici ambientali anche per i più piccoli, per i bambini e per le famiglie, di trekking, di discovering, quindi insomma di essere accompagnati anche per luoghi meno conosciuti del Parco San Bartolo con le nostre fantastiche guide, e la possibilità anche di partecipare a momenti di approfondimento di estremo interesse con tanti ospiti. L'evento aprirà ufficialmente dopo il taglio del nastro previsto domani alle 10.30 in occasione del talk show con Luca Mercalli, climatologo che presiede la Società Meteorologica Italiana, e il saggista, divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, invitati a dialogare con gli esperti delle maggiori organizzazioni ed enti di ricerca nazionale su il clima che cambia, l'impatto sugli habitat naturali. Il programma prevede anche laboratori didattici, escursioni e momenti musicali. Come il sabato sera sotto il campanile di Fiorenzuola, in cui anche i gruppi selezionati per Sanremo Giovani si esibiranno in una diretta anche nazionale con Isoradio, che è uno dei partner nazionali dell'evento. La domenica saremo anche con Ardemagni di Caterpillar e Pitro di Lonely Planet, perché approfitteremo per presentare anche gli altri due festival che caratterizzeranno l'estate pesarese, ovvero il Cater Raduno e l'Ulisse Fest del Lonely Planet, perché con We Nature condividono in gran parte anche lo spirito di scoperta naturale e ambientale, quindi sarà anche un dialogo tra i tre festival e anche l'occasione per avere delle anticipazioni. Vi invito a seguire tutto il programma su we-nature.it o sui social, su Facebook, insomma si trova già tantissimo, e l'invito a esserci e anche la comodità di poter lasciare l'auto a Colombarone, al parcheggio dell'area archeologica, e avere delle navette gratuite per raggiungere in tranquillità e sostenibilità il borgo fantastico di Fiorenzuola. We'll be right back.